In questo bellissimo gioco, dopo aver visto tutte le miniature della dimensione Ultimate, oggi se state tutti attenti e concentrati, Gabriosta adesso vi farà vedere le miniature della dimensione Amazing. Cominciamo. Guardate, voi ormai lo conoscete tutti, anzi lo conoscono da tutto il mondo, questo è Amazing Spider-Man. Però potete anche chiamarlo il nostro amico Spider-Man di quartiere, e poi ricordatevi che da un grande potere derivano grandi responsabilità. E poi avete visto, ha sempre il suo costume rosso e blu. Combatte per noi. Guardate questi costumi alternativi, come vi avevo detto io l'altra volta, ve li ricordate? Questi tre costumi alternativi sono Spider-Man, Guerre Segrete, Bombastic, Bagman o l'Uomo Busta e Scarlet Spider-Man di Ben Reilly. Però l'Uomo Busta, Bombastic, Bagman è il costume dei Fantastici 4. Non perdiamo tempo, andiamo avanti. Oh, avete visto chi è questo, ragazzi? Questo è Kraven il cacciatore, il più spietato di tutti, ma anche il più pericoloso. Ma avete visto come sono fatti i suoi coltelli? Sono molto taglienti e affilati come rasoi, però Kraven il cacciatore è il boss del primo atto che dovete sconfiggere e affrontare, ma lo affronterete nella giungla, in the jungle. Ma quando Kraven il cacciatore preferisce non sporcarsi le mani con Amazing Spider-Man, chiama i suoi scagnozzi che sono un branco di cacciatori. Alcuni sono armati con armi da fuoco, con spade, e poi questo ha la clava tutta piena di teschi. Come sono pericolosi! Tirano anche dei calci nei loro scarponi. Gabriosta non aveva mai visto questi cacciatori pericolosi. Poi sapete chi è questo? Questo ormai lo conoscete, è l'Uomo Sabbia. Ricordatevi che l'Uomo Sabbia è il più pericoloso, ma avete visto com'è tutto pieno di sabbia? Anche i suoi vestiti si trasformano in sabbia e poi può farla dura come la roccia. E può anche trasformarsi e fare tutte le forme sabbiose. Anche l'Uomo Sabbia è il boss da affrontare, ma appare nel secondo atto. Quando l'Uomo Sabbia preferisce non sporcarsi le mani, fa le sue creature di sabbia, ma guardatele, sono creature sabbiose che combattono al suo posto. Sono molto cattive ma anche spregevoli. L'unico modo di sconfiggere le creature sabbiose è buttargli dell'acqua addosso per farle diventare tutte fangose. Poi lo sapete chi è questo? Questo è Juggernaut, ma voi lo potete chiamare anche Fenomeno. Vabbè, a me piace chiamarlo Fenomeno. Voi dovete sapere che Fenomeno è il più pericoloso di tutti ed è nemico degli X-Men e di Spider-Man. Però non dimenticate che Fenomeno è il fratello di Xavier, il professor X, e il casco lo protegge da tutte le onde cerebrali. Anche il Fenomeno è il boss di questo gioco, ma del terzo atto. Anzi, ricordatevi che Kraven, l'Uomo Sabbia e il Fenomeno sono tutti e tre i boss della dimensione Amazing. Questa è una bellissima donna tutta argentata, si chiama Silver Sable. Però Silver Sable anche lei dà la caccia al Fenomeno, ma non aveva mai conosciuto il nostro amico Spider-Man di quartiere. Poi avete visto, ha un fucile in mano. Non si sa se è alleata o nemica. È un mistero. Però Silver Sable ha sempre con sé i suoi scagnozzi. Sapete chi è questo? Questo è il branco selvaggio. Il branco selvaggio è il più pericoloso di tutti. Alcuni sono armati con scudi, armi da fuoco e spade, però fanno anche dei ninja. Vabbè, direi che abbiamo finito. Arrivederci a tutti.
Se volete mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate. Altri video vi aspettano con altre miniature di Spider-Man Dimensions. Nella prossima video recensione si passa alla terza dimensione, che non si sa cosa sia. Commentate sia nuovi che vecchi video. Un ciao da Gabriosta, un saluto.